Siamo con Giuseppe Autieri, presidente della Regione Sicilia dell'Associazione ADMA Maria Ausiliatrice. Ecco, ci può spiegare di cosa si occupa e come è nata questa associazione e quali sono i suoi scopi? Un'associazione di stampo salesiano, immagino. Sì, allora l'associazione di Maria Ausiliatrice nasce a Torino il 18 aprile 1869. Don Bosco fondò l'associazione di Maria Ausiliatrice come segno di gratitudine verso la Madonna per tutta l'opera della famiglia salesiana che Don Bosco aveva istituito nel mondo. Lo scopo dell'associazione di Maria Ausiliatrice è la devozione verso Maria Ausiliatrice. E Don Bosco lascia un testamento agli associati di Maria Ausiliatrice, quello di guardare alle due colonne, che è il sogno di Don Bosco, l'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. E questi sono il testamento che Don Bosco ha lasciato all'associazione. Sono presidente a livello regionale in Sicilia e quindi parliamo un po' della Sicilia. E in Sicilia l'associazione è presente in tutta l'isola con ben quasi 30 centri. E ogni associazione di Maria Ausiliatrice proprio ha lo scopo della diffusione di questo amore verso la Madonna, come secondo il carisma salesiano e secondo i vari regolamenti dell'associazione che noi abbiamo. E l'ADMA in Sicilia che cosa fa? Innanzitutto, oltre alla diffusione all'associazione con vari esercizi, il primo siamo quasi tutti impegnati nel mese di maggio a girare nelle famiglie, andare proprio nel cuore di ogni famiglia, portando anche un'immagine. E un altro invece esercizio che l'associazione fa è la formazione, perché è vero che siamo devoti di Maria Ausiliatrice, ma dobbiamo formarci nell'imitare Maria ogni giorno e nella vita quotidiana, perché chi ci incontra fuori per strada deve riconoscere in noi la presenza di Maria. Ecco cos'è l'associazione di Maria Ausiliatrice. Ecco, da chi è composta questa associazione? Come si fa a fare parte di questa associazione? Allora, tutti possono far parte dell'associazione di Maria Ausiliatrice avendo compiuto 18 anni di età. Si entra a far parte dell'associazione di Maria Ausiliatrice conoscendo, diciamo, questa associazione dove si trova. Quindi solitamente noi siamo presenti dove ci sono i salesiani e le salesiane, le figlie di Maria Ausiliatrice. In Sicilia c'è un'altra bella realtà, che noi ci troviamo anche nelle parrocchie dove non ci sono i salesiani. C'è un percorso che dura alcuni da un anno e mezzo, e poi con una celebrazione chiamata La Promessa si entra a far parte dell'Associazione di Maria Ausiliatrice. E a livello, diciamo, mensile e annuale ci sono degli incontri, come si svolge l'attività Allora, dei membri? ogni associazione è autonoma da sé, perché ogni realtà ha la sua realtà. L'incontro unico, che questo è anche non solo a livello regionale o nazionale, anche a livello mondiale, è quello del 24 del mese, che l'ha voluto fortemente Don Bosco, che una volta a mese tutta l'associazione di Maria Ausiliatrice a livello mondiale si riunisce a recitare il Santo Rosario. E ogni associazione, ogni 24, si riunisce proprio, si fa unica, insieme a quella della primaria, che è la prima associazione di Maria Ausiliatrice, a questo incontro mensile del 24 del mese. Quindi in ogni
Casa Salesiana, dove c'è un ADM, ogni 24 del mese c'è questo incontro mensile. E poi ogni associazione ha il proprio incontro mensile del 24 del mese, ogni incontro mensile di formazione a secondo le proprie date, a secondo le loro esigenze. Sempre gli incontri mensili, comunque c'è un programma, una linea per tutti, che viene inviata e viene lanciata dalla primaria, quindi da Torino. Perché primaria? Perché è la prima associazione fondata da Don Bosco, ecco perché diciamo primaria, la prima. Nella zona dell'ispettoria emiliana lombarda è presente l'ADMA a Parma? È Allora, presente che lei sappia questa associazione? per quanto riguarda in Italia, diciamo così nazionale, l'ADMA ha avuto una forte nascente nella Sicilia e in Piemonte. Per quanto riguarda il resto d'Italia, si sta muovendo adesso. Quindi già a Roma si sta muovendo qualcosa, in Puglia si sta muovendo qualcosa. Per quanto riguarda invece Parma, in questa regione vostra, e non so se si sta muovendo qualcosa, però penso che piano piano la Madonna farà le sue opere, le sue meraviglie anche a Parma o in questa regione. Ecco, sì, speriamo che questa associazione possa diffondersi anche a livello della nostra diocesi di Parma e a livello regionale. E per questo 2019 ci sono in programma eventi particolari in Sicilia? Allora, in questo 2019 sì, ma non solo in Sicilia, ma in tutto il mondo, perché, come dicevo prima, l'ADMA nasce nel 1869, quindi siamo nel 2019, l'ADMA compie un compleanno rotondo rotondo di 150 anni. In Sicilia apriremo il 150esimo anno di fondazione il 5 maggio 2019. E con la presenza molto probabilmente del presidente mondiale, che è torinese, e sicuro dell'animatore mondiale dell'associazione Don Pierluigi Cameroni. A livello invece poi regionale, quindi ci saranno altre attività che saranno durante l'anno, fino a poi alla chiusura, che sarà comunque ad aprile 2020. Mentre a livello mondiale abbiamo vari incontri. Il primo è a novembre con il congresso mondiale dell'Associazione di Maria Ausiliatrice, che sarà il prossimo anno a novembre in Argentina, dal 6 all'8. Un altro evento mondiale sarà sempre a novembre del 2019 con il Rettore Maggiore dei Salesiani, che incontrerà tutta l'ADMA a livello mondiale a Torino, e questo è in data 6 ottobre dell'anno prossimo. Quindi diciamo l'ADMA si sta iniziando a preparare e a fare un percorso forte proprio per sottolineare proprio questo evento di famiglia salesiana dei 150 anni di fondazione di questa associazione voluta fortemente da Don Bosco e che veramente ancora oggi è viva in tutto il mondo. In Sicilia, sai, siamo, dicevo, 27 centri e siamo più di 1.500 associati. Ecco, quindi abbiamo capito che è un'associazione appunto non ristretta nei confini nazionali, nel mondo dove è presente. In tutti i cinque continenti noi siamo, in Argentina, in Europa, in Spagna, in America Latina, quindi siamo ovunque presenti ed è questa la bella realtà. Una cosa che sottolineo è che la forte devozione a Maria Ausiliatrice, i primi sono in Spagna, dopo la Spagna viene la Sicilia, e questa è una cosa molto bella per noi in Italia, e in qualche modo essere come devozione a Maria Ausiliatrice forte, veramente viva, di essere i secondi dopo la Spagna, e quindi in qualche modo è una bella realtà che noi abbiamo in Italia.
Bene, allora facciamo gli auguri ad Adma per questo compleanno molto importante, per la diffusione in Italia e nel mondo. Buon cammino e ricordateci nella preghiera di fronte a Maria Ausiliatrice. Grazie, e Grazie. io spero che questa testimonianza in qualche modo sia di stimolo per questo paese di Parma, che veramente possa nascere un'associazione di Maria Ausiliatrice qui a Parma, dei Salesiani, delle suore, oppure nelle parrocchie.